Buonasera, la puntata di Dilettanti in Rete di martedì 26 gennaio può partire. Siamo tornati nella nostra consueta collocazione al martedì. Vado subito a presentare lo studio, cominciando dal nostro opinionista fisso, Fabio Tarallo. Ciao Fabio. Ciao Angelo, buonasera e buonasera a tutti, ben ritrovati, ritorniamo nella collocazione solita. È tornato a trovarci mister Cristoforo Barbato, allenatore e anche responsabile per la campagna dell'Udinese Calcio. Ciao Cristoforo. Buonasera Angelo, buonasera a tutti i telespettatori. E buonasera a Salvatore Di Maio, centrocampista del San Tommaso Calcio. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, parliamo anche oggi di Serie D ed eccellenza. È stata una settimana ricca di notizie, al di là delle partite che si sono giocate naturalmente, tanti stravolgimenti sulle panchine. Via via analizziamo tutto, cominciamo dai risultati del girone H della Serie D. E allora, la 21esima giornata ha visto Picerno Marcianise concludersi sullo 0-0, Bisceglie Serpentara 0-0, vittoria esterna del San Severo a Gallipoli 2-1, poi 2-2 del Torre Cuso contro il Potenza, 1-1 Turris Aprilia, 2-1 dell'Isola Liri al Nardò, 1-1 tra Fondi e Pomigliano, buon punto conquistato dalla squadra di Seno, il 2-1 della Virtus Francavilla al Taranto con la panchina di Campilongo piuttosto traballante. Oggi il tecnico non ha allenato la squadra, al suo posto Spagnuolo, ci sono voci, poi dopo cerchiamo di verificare tutto con Fabio, che vorrebbero la società e il tecnico al lavoro per trovare una buona uscita, una risoluzione economica che accontenti entrambe le parti per chiudere questa esperienza Campilongo, che era stata presentata con grandi fasti, era visto come l'uomo della provvidenza, invece i risultati sono addirittura peggiorati sotto la sua gestione. Proseguiamo con i risultati invece della giornata, ritorniamo in grafica, come detto Virtus Francavilla Taranto 2-1, la Virtus che rafforza il primato in classifica e l'1-1 tra Manfredonia e Francavilla. E allora vediamo la classifica come si delinea dopo la 21esima. Dicevo, la Virtus Francavilla allunga a 45, sull'altra Francavilla a 39, il Fondi 37, Taranto e Nardò 35, e qui si chiude la zona promozione playoff. Poi San Severo 32 con Bisceglie e Pomigliano, 31 il Torre Cuso e il San Severo, 29 l'Isola Liri, 27 il Manfredonia. Entriamo nella zona playout con Marcianise e Potenza a 26, Serpentara a 21 e Aprilia 19. Chiudono e sarebbero retrocesse direttamente in questo momento, se il campionato finisse oggi, Gallipoli a 13 e Picerno a 11. Allora, la regia ci rimanda in grafica i risultati, li commentiamo insieme. Fabio, parto da te proprio con il big match di giornata, Virtus Francavilla Taranto, però ti chiedo anche una valutazione sul buon pareggio esterno del Pomigliano a Fondi e sulla partita che immagino hai seguito più da vicino, quella tra Torre Cuso e Potenza. Sì, cominciamo dal big match, la vittoria della più tranquilla e quindi della prima della classe nei confronti della squadra obbligata al successo, e gli si è ritorta contro questa situazione. Evidentemente la tranquillità che cercava Campilongo non c'è, evidentemente la società si è stancata di Campilongo, tant'è vero che la presidentessa ha richiamato il mister chiedendogli di assumersi le responsabilità di questa partita, e quindi gli ha chiesto un gesto, che è quello di dimettersi. Campilongo non ha accettato, ma ha semplicemente mandato un certificato stampa, è un certificato medico. E quindi rimarrà fermo almeno fino a venerdì. Per quanto riguarda il punto del Pomigliano, è un punto importante che però non cambia quella che è la considerazione di questa stagione del Pomigliano. È una squadra che credo rimarrà a ridosso dei playoff, ma forse non riuscirà a centrare l'obiettivo. Però rimane comunque, dal punto di vista morale, ecco, fermare il Fondi non è una cosa molto, molto semplice. Mentre per quanto riguarda il Torre Cuso c'è solo da mordersi le mani. In vantaggio di 2 gol la squadra è stata recuperata perché si è adagiata, perché mister Farina evidentemente ha sbagliato i cambi optando per una sostituzione che poi alla lunga non ha pagato. E anche in questo caso esiste un discorso di certificato medico. C'è un, tra virgolette, giallo legato al Potenza. Domenica in panchina c'era Catalano. Marra era sotto, diciamo, nello spazio antistante Locone di Ponte. Non ha potuto prendere parte alla gara semplicemente perché la società non ha comunicato alla federazione il cambio tecnico dopo che era stato preso a Govino.
agli atti risultava Agovino allenatore del Potenza. Ok. E quindi Mara non ha potuto fare questa, diciamo, questo ritorno sulla panchina. Anche quella del Potenza è una panchina dai mille movimenti, dai mille cambiamenti di scenari. È una panchina dai mille cambiamenti di scenario, preso Agovino, salutato Agovino, chiamato Marra, risalutato Marra, richiamato Agovino. Agovino che fa una partita contro il Picerno, la perde, manda il certificato medico anche lui, martedì non si presenta agli allenamenti, solo che il suo tesseramento non è stato, diciamo, è rimasto ancora attivo. E quindi in panchina c'era il secondo di Marra e Marra non ha potuto dirigere la squadra dal campo. Senti Cristoforo, Virtus Francavilla 45, Taranto adesso a 35, ben 10 lunghezze di distanza. Noi settimana scorsa in sede di presentazione della partita avevamo parlato di ultima spiaggia per i pugliesi del Taranto. È davvero così? E ti chiedo se davvero si può giudicare come fallimentare a questo punto l'esperienza di Campilongo a Taranto? Ma guarda, personalmente penso che il Taranto sia fuori dai giochi della vittoria del campionato perché non è mai riuscito a dare continuità in tutto l'arco del campionato fino ad oggi. Campilongo ha vissuto le problematiche, le vicissitudini di una società che non ha stabilità e che è stata abbastanza approssimativa anche nel mercato. Io presumo che Campilongo, quando ha accettato la sfida di Taranto, avesse in programma a dicembre comunque di rivoluzionare la squadra e di rinforzarla, perché comunque il Taranto non ha un organico per poter vincere il campionato. Tolto Genchi e un altro paio di giocatori, sono giocatori che non sono all'altezza di un campionato di vertice per questa Serie D, in quel girone che è un girone difficilissimo. Giocatori ne sono arrivati a dicembre. Sì, ma non sono all'altezza. Allora, ti parto da un presupposto molto semplice, una cosa che è capitata anche a me personalmente l'anno scorso a San Benedetto. Ci sono delle piazze, vedi Taranto, San Benedetto, dove ci sono giocatori che anche se forti non sono in grado di reggere la pressione della piazza e questo non gli consente di poter esprimersi al massimo delle loro potenzialità, nonostante siano degli ottimi giocatori che magari in altre piazze dove c'è meno pressione possono rendere molto di più. Taranto è una piazza esigente dove anche un pareggio diventa una sconfitta. E ti trovi il martedì 3.000 tifosi al campo che ti contestano e questa è una situazione che si ripercuote su quello che poi è il morale di tutta il gruppo e alla lunga lo paghi. Per questo Taranto bisogna fare una squadra forte, ma forte caratterialmente per vincere un campionato. Quindi Taranto secondo te fuori dai giochi per la promozione a questo punto? Penso di sì. Sì. Chiedo una valutazione globale, complessiva, su questo girone H anche a Salvatore Di Maio, le campane che si intrecciano con le pugliesi che in questo momento stanno facendo sicuramente meglio, le campane, il solo Pomigliano in lotta per un qualche obiettivo, se vogliamo chiamare i playoff obiettivo, sappiamo quanto contino poco o nulla in Serie D i playoff, per il resto le altre campane dei campionati molto interlocutori stanno vivendo. Sì, ma infatti parla pugliese questo girone, al cospetto degli anni scorsi dove la campana si è sempre fatta rispettare, quest'anno la vedo un po' dura, e tranne un po' il Pomigliano che sta cercando di raggiungere, o meglio, di inserirsi nella lotta playoff. Rimandiamo un attimo alla classifica, Michele Urciolo in regia. Cristoforo, ti chiedo a questo punto quale può essere l'avversaria più accreditata della Virtus Francavilla? Perché Taranto e lo stesso Nardò, non dico che sono in caduta libera, ma quasi. Tra Francavilla e Fondi, forse i laziali più attrezzati? I laziali dal punto di vista societario, economico e anche come organico sono sicuramente più attrezzati al Francavilla. Il Francavilla in questo momento è una squadra che sta vivendo molto sull'organizzazione, perché c'è l'allenatore Lazic che è molto bravo, lo conosco personalmente, e quindi sta vivendo di questo. Sicuramente non è una squadra attrezzata per vincere il campionato, quindi alla lunga comunque lo pagherà. Il Fondi ha 8 punti di ritardo, che sono tanti, però ha l'organico per poter recuperare. Poi bisognerà vedere, a questo punto è tutto in mano alla Virtus Francavilla, perché ha 8 punti di vantaggio. 6 sulla seconda e 8 sulla terza, sì, sono veramente tanti a questo punto del campionato. Sì. Fabio, volevi aggiungere qualcosa? Sì, è anche un gioco all'autoesclusione. Virtus Francavilla è già una squadra che sta dimostrando di avere più continuità di risultato rispetto alle altre. Le altre invece riescono a prendere questa serie di 2-3 partite, poi puntualmente trovano la giornata storta nella quale poi la Virtus ne approfitta proprio per la continuità. Quindi diciamo che va vista sotto due ottiche diverse. Una formazione forte
e le altre che non hanno trovato quella continuità di rendimento che poi può portarle a rimanere a contatto con la prima. Va bene, allora ci andiamo a vedere i gol di due partite, proprio Virtus Francavilla-Taranto, grazie al sito ufficiale della Virtus Francavilla, Virtus Francavilla Calcio, e grazie ai colleghi di Sport Event, l'1-1 tra Turris e Aprilia. Allora, la Turris frenata in casa, dove peraltro aveva fatto sempre piuttosto bene dall'Aprilia, risultato piuttosto inatteso per la squadra di Tarallo, e poi abbiamo visto appunto il grande entusiasmo anche in termini di presenza di pubblico allo stadio che si respira intorno alla Virtus Francavilla. Tra qualche secondo avremo al telefono proprio un protagonista di quest'anno della Virtus, Roberto Taurino, difensore della Virtus Francavilla. Fabio, vengo ancora da te, e dicevamo di questo 1-1 della Turris, un mezzo passo falso ancora per una squadra che, lo dicevamo anche settimana scorsa, al momento in cui è chiamata alla prova del 9, alla prova di maturità, rallenta sempre. Sì, un po' come il Tor Recuso, però va dato anche atto all'Aprilia che già aveva battuto il Tor Recuso la settimana scorsa. Insomma, in questo momento della stagione le formazioni che si trovano nella parte destra della graduatoria in questo momento hanno un passo in più rispetto a quelle squadre che invece obiettivi in questo momento non ne hanno, e quindi ci si può aspettare la continuità di risultati dell'Aprilia, ci si può aspettare il Serpentara che sta facendo benissimo, ci si può aspettare lo stesso Marcianise che aveva fatto male e che in questo momento invece credo abbia fatto in 3 partite 5 punti, quindi non è proprio da buttare come cammino. Quindi ci può stare che una formazione come la Turris, che vede di non poter raggiungere posizioni più importanti, abbia, diciamo, rallentato, sì, quelli che sono i giri del motore. Anche in termini di tensione mentale, emotiva. Senti, Cristoforo, a proposito dell'Aprilia di Laziali, prima dicevi, mentre vedevamo il filmato, non era chiamato in causa direttamente il Serpentara. Foglia Manzillo sta facendo grandi risultati, settimana scorsa ha vinto il derby con il Fondi, per esempio. Sì, sì, sta facendo allenatore campano, sta facendo veramente bene. Ricordiamo che la squadra era ultima in classifica, staccata anche dalla penultima addirittura quando è arrivato lui, adesso è al quart'ultimo posto, e leggevo proprio una sua intervista dove diceva addirittura che sperava di tirarsi fuori anche dalle sabbie mobili dei play-out. Quindi i risultati gli stanno dando ragione, sta avendo continuità, hanno rinforzato un pochino la squadra, però sicuramente la mano dell'allenatore ha dato il cambio di marcia. Allora, buonasera a Roberto Taurino, difensore della Virtus Francavilla. Salve, buonasera a tutti. Allora, più 10 sul Taranto, più 8 sul Fondi, più 6 sul Francavilla. La Virtus sta ammazzando questo campionato, c'è ancora da soffrire? No, c'è ancora tanto da soffrire. Mancano ancora 13 partite. Indubbiamente abbiamo vinto domenica una partita importante contro una diretta concorrente, una squadra accreditata. La vittoria finale sia per la forza della squadra, sia per l'importanza della pianta. Però ancora il cammino è lungo, ci sono tanti punti in palio e in questo momento dobbiamo rimanere molto umili e molto concentrati su quello che può essere un sogno per un'intera città, per un intero popolo, che probabilmente a inizio anno nessuno poteva neanche minimamente immaginare, tenendo presente che siamo una neopromossa, che nessuno avesse potuto in qualche modo pronosticare una Virtus Francavilla prima in classifica davanti a realtà così importanti.
Senti, quindi... abbiamo visto... Prego. Sì. No, prego, abbiamo visto un grande entusiasmo della piazza, abbiamo visto gli highlights ora sì. del match col Taranto, una piazza che sogna, come dicevi tu, l'obiettivo ad inizio stagione non era certo questo, e allora qual è il segreto che vi ha spinto a lavorare a questo sogno, a questo possibile doppio salto di categoria? Qual è il segreto della Virtus? Ma il segreto è molto semplice, il segreto si chiama programmazione, il segreto si chiama... aver puntato tutto su uno zoccolo duro, perché è presente che domenica contro il Taranto c'erano 11esimi della squadra che ha vinto il campionato di eccellenza lo scorso anno, quindi dà l'idea di quello che è una continuità nel lavoro, un credere fortemente al di là dei valori dei singoli calciatori, soprattutto nei valori umani di un gruppo che sta ripagando con grandissima dedizione, con grandissima umiltà, con un lavoro settimanale fatto di grandissima intensità, e che è quello che poi ci sta dando quel qualcosa in più rispetto magari ad altre squadre che individualmente possono anche avere qualcosa in più, ma forse a livello di compattezza di organico magari hanno lasciato qualche punto di troppo, diciamo, nell'arco della stagione. Noi invece stiamo riuscendo a mantenere una certa costanza nei rendimenti, e quindi questo ci sta dando dei grossi vantaggi. Ma ripeto, il gruppo non è una frase fatta, ma il gruppo è veramente l'anima, la forza di questa squadra e dei risultati fino adesso in questo campionato. Senti, l'ultima da parte mia, poi eventualmente se ci sono considerazioni da parte dello studio. Prima ci siamo un po' divertiti a capire quale possa essere l'avversario che in questo finale vi renderà ancora la vita difficile. Tu quale squadra indichi? No, è difficile. Ci sono diverse squadre, secondo me, ben attrezzate. Il Taranto, diciamo che l'avete quasi esclusa. Il Taranto, diciamo che con questa sconfitta effettivamente, ora 10 punti non sono pochi, però loro naturalmente da quella fine per pensare di rientrare dovrebbero praticamente vincere tutte, diciamo così. Quindi, però da parte loro penso che proveranno fino alla fine, finché la matematica non li condanni, proveranno a fare il massimo. Poi c'è il Fondi, che per qualità di organico e per investimenti fatti già dall'inizio della stagione, penso che sia una squadra che è ancora ha delle qualità per fare un filotto importante. Anche il Lezzini è un buon organico e da tutto lo scorso anno ha sempre fatto una carriera diversa. Ripeto, io penso che ci siano tante buone squadre, lo stesso Narbò, ma noi dobbiamo continuare con quella che è stata la nostra arma fino adesso, cioè essere concentrati su quello che è il nostro di percorso e non su quello che debba essere il percorso degli altri. Ecco, in questi casi si dice sempre il peggiore avversario potrebbe essere la stessa Virtus Francavilla, la capacità di continuare con questa continuità, appunto, con questa forza di volontà anche nell'intraprendere un percorso lungo 2 anni, 1 anno e mezzo oramai, come dicevamo prima. Soprattutto se noi guardiamo la classifica e iniziamo a pensare di essere troppo più forti degli altri, secondo me faremmo un grosso errore. Se noi invece continueremo a lavorare con grande umiltà, senza pensare che ora siamo primi in classifica con 6 punti di vantaggio, ma affrontando ogni gara, sapendo che in ogni gara dobbiamo portare a casa 3 punti, e secondo me possiamo arrivare fino in fondo. Anche perché ora arriva, secondo me, il momento più importante, ecco, da un certo punto di vista, perché con questa vittoria sai, caricare una partita contro il Taranto è abbastanza semplice. Ora la prova di maturità ce l'avremo nelle prossime partite, dove avremo gare altrettanto complicate, con avversari diversi, con le loro peculiarità, e in questo momento dobbiamo essere ben consci che dobbiamo fare un bottino pieno nelle prossime partite per non riaccendere eventuali speranze altrui in questo momento, magari non posso evolite, ecco. Sì, allora ti lascio al collega Fabio Tarallo per una domanda. Ciao sì. Roberto, buonasera. Io, ecco, mi aspetto ti faccio una domanda con una richiesta di sincerità. Sì. Sono di più i meriti della Virtus Francavilla oppure sono i demeriti delle corazzate che non stanno avendo la vostra costanza? Ma guarda, è difficile dirlo, è normale che io guardo molto in casa mia e so che
alla base di questo primato e di questi punti c'è sicuramente un grandissimo lavoro, un grandissimo sacrificio. Siamo partiti di tiro il 20 luglio, molto presto, abbiamo lavorato veramente tanto e continuiamo a lavorare tanto in settimana, con allenamenti veramente ad altissima intensità, come chiede l'allenatore. La società ha fatto degli sforzi, quindi dal canto nostro io penso che questo fino ad oggi sia stato un cammino e è un premio a tutto quello che è stato fatto, e dalla società, e dall'allenatore, e dalla squadra, e un po' da tutto l'ambiente. Poi sui giudizi sulle altre realtà magari non sta a me darli, probabilmente qualche squadra che all'inizio è partita con i favori dei pronostici e facendo investimenti importanti, probabilmente qualche piccolo errore l'ha commesso, non so se nelle scelte, non so se nella continuità, non so se nell'approccio alle gare. Questo poi è un'analisi che va fatta dall'interno, chi conosce gli ambienti. Io in questo momento mi concentro molto su quello che è il nostro di ambiente, e noi cerchiamo di sbagliare il meno possibile e di fare nel migliore dei modi quello che ci compete. Allora, ti salutano anche Salvatore Di Maio, giocatore del San Tommaso Calcio, squadra irpina del campionato di eccellenza, e mister Cristoforo Barbato. Non so se hanno qualche considerazione, qualche domanda da rivolgerti, Salvatore. Io auguro di continuare, di far sognare questa piccola realtà, insomma. Cristoforo? Io mando i saluti a Pagano. Cristoforo manda i saluti a Pagano. Ok. Allora ricambia naturalmente per bocca di Roberto Taurino. Grazie Roberto, in bocca al lupo per questo finale di stagione, che non vi vengano insomma le vertigini d'alta classifica, va bene? Incredibile, la ringrazio, spero di no. Arrivederci, grazie. Ciao, grazie. Grazie. Va bene, allora Pagano, Cristoforo, chi è? Stato un mio giocatore. Come sveliamo, sì. È stato un mio giocatore a Cavalli di Reno, un difensore centrale della Adesso alla Virtus, ok. Ok. Allora, vediamo la top 11 del girone H, vediamo la top 11 di questa settimana, eccola qui, è un 4-4-2 allenato da De Felice del San Severo, in porta c'è Napoli del Potenza, poi Cimino Manfredonia, Favilla San Severo, Pascuccio, Picerno e Gallù della Virtus Francavilla, centrocampo con De Stefano Potenza, Florio San Severo, Salemme, Isola Liri e Somma Pomigliano, davanti Montaldi della Virtus Francavilla e Giglio dell'Isola Liri. Una top 11, Fabio, che parla poco campano. Parla poco campano perché i risultati non sono stati positivissimi per le campane, però come puoi vedere parla molto di quelle squadre che hanno trovato l'exploit in questa settimana, e quindi parliamo del Potenza che recupera due gol al Torrecuso, parliamo dell'Isola Liri che nessuno se lo aspettava ma riesce comunque a trovare il risultato, e una menzione particolare a Napoli, che è il portiere del Potenza, sì, perché ha fatto qualcosa di eccezionale almeno nella prima ora di gioco contro il Torrecuso. Credo abbia tolto 4 palloni dalla porta e poteva essere un primo tempo nel quale si chiudeva la pratica. Invece la squadra è rimasta in gioco perché c'era un portiere del genere. Senti Salvatore, tu hai vissuto anche esperienze ai confini tra Irpinia e Sannio, a Cervinara mi sembra, e che stagione vedi a proposito invece del Torrecuso, squadra per cui vale un po' il discorso della Turris, partita maluccio, poi in ripresa, ma mai in grado di spiccare il salto di qualità? Infatti sta sempre là per fare... Rispetto soprattutto al campionato dell'anno scorso, recitato da protagonista, è vero che quest'anno la società aveva annunciato un ridimensionamento nelle aspettative? Però ti ripeto, fa dei passi come domenica scorsa, che non te li aspetti, proprio per fare quel saltello, sì, di categoria che gli compete pure per la squadretta che c'ha alla fine. Tra l'altro il Torrecuso, Cristoforo, in casa non aveva mai tradito più di tanto le aspettative. Sono un po' strano questo 2-0, 2-2 con un Potenza, mi sembra di capire, insomma, un po' allo sbando dal punto di vista societario, di guida tecnica. Guarda, non ho visto la partita, per cui non ti so dire, seguivo prima con Fabio l'andamento, vinceva 2-0. A volte capita che proprio in una situazione magari dove la partita sembra facile, che sei andato in vantaggio, il portiere del Potenza ha fatto i miracoli, probabilmente ci sa che la squadra si sia un po' rilassata, sì, poi capita che prendi il gol del 2-1, inizi a andare in ansia e ti fai da solo praticamente, sì, il 2-2. Anche perché è una squadra che di solito è così. Dal punto di vista offensivo esprime un grande potenziale con Felici, Pastore, Zerillo, forse dietro c'è qualcosa da registrare, non so, chiedo anche a Fabio.
Dietro, no, dietro hanno trovato una stabilità, ecco, il mister senza saperlo ha detto quella che poi è stata la realtà dei fatti. Capita che sul 2-1 ti adagi e il gol te lo fai da solo, il 2-2 è stato un'autorete alla fine e quindi il gol se lo sono fatti da solo. Giuro che non sapevo. Senza saperlo, se lo sono fatti realmente da solo con lo sfortunato Furno che aveva fatto anche una bella partita, solo che si è trovato questo pallone tra i piedi e non ha potuto fare altro. Che l'autogol. Sì. Vediamo i marcatori del girone H, la classifica come si muove, comandata sempre di gran lunga direi da Meloni del Fondi a 22, Evacco San Severo a 15, Pastore del Torrecuso a 12, anche Felici è lì su ad 11, poi Alexic Francavilla a 10, via via tutti gli altri e troviamo anche Genchi del Taranto con 10 gol, Tarallo della Turris a 10 e l'altro del Torrecuso Zerillo a 9. Abbiamo detto sempre che insomma qui stravincerà Meloni, calciatore che in questa realtà della Serie D, Cristoforo, trova la sua precisa collocazione. Ha vinto tanti anni la classifica canonieri. Sì, anche quest'anno sta facendo un campionato strepitoso, supportato da una squadra che probabilmente gioca per lui. Io sono contentissimo per Evacuo, perché mi permette di dire che è un ragazzo che ho lanciato io, forse se lo ricorda, con la Ferrini. Lui giocava con la Forza e Coraggio, vinse il campionato. Ed è un ragazzo che è preso dalla prima categoria, quindi sono molto molto felice per lui, perché è un ragazzo che merita di fare anche di più, poteva fare una carriera anche più prestigiosa di quella che sta facendo, però tutto sommato si sta togliendo belle soddisfazioni. Va bene, vediamo anche il prossimo turno allora del girone H, la 22esima giornata in programma domenica 31 gennaio, Pomigliano-Gallipoli, un'occasione, una chance per i vesuviani insomma di lanciarsi ancora di più verso i playoff. Aprilia Isolalini, Serpentara Manfredonia, Nardò Torrecuso, con il Torrecuso che chiede punti ad un Nardò un po' in crisi, Francavilla Fondi, altra bella partita, la seconda contro la terza, San Severo Turris, Marcianise Bisceglie, Potenza Virtus Francavilla e Taranto Picerno. Lì se non succedono davvero stravolgimenti clamorosi, il Taranto dovrebbe conquistare 3 punti contro il Picerno. La Virtus va a Potenza, squadra sempre un po' dai due volti, bisognerà vedere anche come evolve la situazione della guida tecnica. Su tutte spicca Francavilla Fondi, Cristoforo. Sì, a me piace anche la partita del San Severo con la Turris, perché il San Severo probabilmente è la vera rivelazione del campionato, perché considerando che ha 2 punti di penalizzazione sarebbe in piena zona playoff e sta facendo meglio di altre società come il Pomigliano, che era molto più attrezzato. Quindi è una partita che può essere una bella partita, e che la Turris comunque fa sempre belle partite, piene di gol, è una partita interessante. E poi seguirei Serpentara Manfredone, che in ottica, diciamo, zona play-out. Potrebbe essere una partita interessantissima. Lasciamo un attimo le partite. Salvatore, che partita andresti a vedere? A Fondi Francavilla, sinceramente. Perché credo che tutto può uscire tranne che l'X proprio per una situazione di classifica, se no la Virtus, se interpreta bene la gara a Potenza, può allungare e dare una bella botta per la vittoria. Eh sì, perché insomma è un fuori secondi quella tra Francavilla e Fondi, no Fabio? Eh sì, è gara ad esclusione, chi perde può salutare la compagnia. Fermo restando resta abbastanza complicata comunque la partita della Virtus a Potenza, perché ricordiamo che è vero che a Potenza c'è una situazione societaria abbastanza complicata, una situazione tecnica abbastanza complicata, ma c'è un ambiente che è poco disposto a perdere un'altra partita, e quindi diciamo che non sarà così facile. E come ha detto il mister, Serpentara-Manfredonia è la gara clou per quanto riguarda la parte bassa, è l'occasione per Foglia-Manzillo per accorciare ancora di più rispetto a quel limite di formazione che si stanno giocando la salvezza diretta, non quella tramite i play-out. Va bene, ci fermiamo qui con il girone H della Serie D, un po' di pubblicità e poi parliamo del girone I, dove anche qui sono successe un sacco di cose. Esonerato Longo, allenatore della Cavese, al suo posto Papagni. A tra poco. Seconda parte di Dilettanti in Rete di martedì 26 gennaio. Abbiamo parlato del girone H, ma non è da meno il girone I. Prima della pubblicità vi dicevo degli sconvolgimenti in casa Cavese. Via Longo, dopo l'ennesimo risultato che non ha soddisfatto la proprietà, arriva Papagni. Mi sembra che sia un ritorno per il tecnico a Cava dei Tirreni. Però andiamo con ordine, vediamo i risultati della giornata.
Qui era la 23esima, Rocella Noto 0-0, Sarnese Gelbison 0-0, Aversa Normanna 2 Torri 3-0, 2-2 tra Marsala e Gragnano, 3-2 della Leonfortesi al Reggio Calabria, che forse perde l'ultimo treno per accorciare sulla zona promozione, Vigor Lamezia Palmese 1-0, Siracusa Frattese 1-1, ottimo pareggio della squadra di Liquidato che si mantiene in testa alla classifica ed esce indenne da uno scontro diretto in trasferta contro una diretta concorrente, 0-0 tra Rende e Città di Scordia, 1-1 tra Cavese e Agropoli, questo il risultato sicuramente non soddisfacente che è costato caro a Longo, ha riposato la Vibonese. La classifica la vediamo insieme, eccola qui. La Frattese a 45, la Cavese a 43, Siracusa 41, poi Reggio Calabria a 35, risale l'Aversa Normanna a 33 con la Leonfortese, 32 la Sarnese, 30 la Vibonese, 2 Torri 29, Noto 28, Gragnano 27, Palmese 25 e Agropoli 24, buon punto della squadra di Santo Susso al Simonetta Lamberti. La zona calda Marsala anche Rende 24, Rocella e Gelbison 22, Scordia 17 e Vigor Lamezia 15. Si fa difficile insomma per le ultime due riagganciare, anche perché soprattutto la Gelbison insomma sta trovando un buon passo. Allora Fabio, aggiornaci subito sulla situazione di Longo a Cavese, l'arrivo di Papagni. Allora sì, mister Longo ha pagato forse non tanto il pareggio contro l'Agropoli, ma noi lo dicemmo un po' di settimane sì. fa, ha pagato questo pareggio contro lo Scordia, il pareggio casalingo in cui gli era stata data fiducia a tempo, ma noi dicemmo già che insomma il presidente l'aveva già messo alla porta e ha aspettato semplicemente l'occasione. La gara è stata recuperata al 94esimo con De Rosa contro l'Agropoli, era un derby, non era una gara facile, l'Agropoli comunque è una squadra in netta risalita, però evidentemente credo che il presidente come la piazza si siano stancati di Longo e l'occasione è arrivata dopo questa partita. Puntano sicuramente su un allenatore di categoria superiore, Papagni non penso che vada presentato, è allenatore che ha allenato squadre importantissime, per provare a risollevare le sorti di una squadra che sta balbettando in questo momento. Il mister è una garanzia, la rosa c'è. Se le due componenti cominciano a camminare lungo lo stesso percorso, credo che potranno dire la loro fino alla fine. Fermo restando che, per quanto riguarda il morale, il pareggio della Frattese a Siracusa è una spinta verso l'alto per la squadra di Liquidato, che a questo punto credo sia al netto del riposo che deve essere ancora fatto, ma rimane a questo punto la squadra da battere. Allora, con questa giornata è stata sancita un po' l'esclusione, semmai era ancora possibile, del Reggio Calabria dalle zone di vertice. Cristoforo, invece, sulla Cavese, se possiamo fare lo stesso discorso fatto per il Taranto nel girone H, e questa Frattese di Liquidato che settimana dopo settimana sta convincendo un po' tutti sulla possibilità di essere la principale accreditata alla vittoria finale. È la grandissima sorpresa forse di tutti i gironi della Serie D, perché è una squadra che era partita per salvarsi e si trova in vetta alla classifica, tra l'altro giocando un buonissimo calcio. Ha giocatori importanti, io già l'ho detto in altre trasmissioni, ne conosco tanti, alcuni ho avuto il piacere di allenarli, per loro mi fa piacere sicuramente, perché comunque sono ragazzi che oltre ad avere ottime qualità calcistiche hanno ottime qualità umane ed è quello poi alla fine che fa sempre la differenza. Per quanto riguarda la Cavese sono molto dispiaciuto per Emilio Longo, che è mio caro amico, e ritengo che abbia pagato quella che è stata una critica da parte della piazza dall'inizio, da quando si è presentato praticamente, ha avuto una campagna stampa contraria dal primo giorno di ritiro. È vero che negli ultimi tempi ha avuto difficoltà perché la partita con lo Scordia ha preso gol del 2-2 negli ultimi minuti, ha pareggiato in casa, domenica ha fatto gol al 94esimo pareggiando di nuovo in casa, però aveva vinto nel turno infrasettimanale sì. fuori casa 1-0, però paga questa campagna stampa contraria, è un ambiente che non l'ha mai amato fino in fondo. Mi dispiace perché comunque è un grandissimo professionista e c'è da dire che comunque la Cavese è a soli 2 punti dal primo posto e non dimentichiamo che c'ha tutti e due gli scontri diretti, sia con la Frattese che col Siracusa in casa al ritorno. Quindi ha tutte le possibilità per vincere ancora il campionato e l'avrebbe avuto secondo me anche con Longo. Io ripeto, sono di parte perché è un mio caro amico, però
penso che vincere non sia mai facile, soprattutto in una piazza come Cava, che come dicevi tu ha più o meno le stesse problematiche che può avere Taranto. Io perciò ho fatto il parallelo, anche se il Taranto versa in una situazione di classifica ben peggiore rispetto alla Cavese, che ha ancora tutte le chance di giocarsela, però come gestione della piazza, degli umori della piazza, Cava, i due pareggi in casa sono stati, vedi, sono stati determinanti per sancire l'esonero di Longo, che è stato esonerato più dalla piazza, anzi più che dalla piazza io direi proprio dalla stampa locale. Perché ti ripeto, ha avuto sempre una campagna stampa contraria e ritengo che sia poco edificante da parte della stampa nei confronti del professionista Longo, non voglio dire dell'allenatore della Cavese, però del professionista. Senti Salvatore, la Frattese nel girone I partita, come diceva Cristoforo, con propositi di salvezza, la Virtus Francavilla che arrivava addirittura dall'eccellenza, beh, questa serie D dei gironi che riguardano le campane sta riservando grandi sorprese. E soprattutto un messaggio sta dando, lì dove si lavora con programmazione, con lungimiranza, a Francavilla così come a Fratta con Liquidato, i risultati arrivano. Se poi nel caso della Frattese ci mettiamo anche che lì davanti ha un organico tra Celiento, Longo, Marotta e Maggio di primissimo piano, ecco che i risultati sono poi la naturale conseguenza. Infatti sono due squadre che nessuno all'inizio si aspettava che potevano primeggiare nei rispettivi gironi, però quando si lavora su un gruppo solido come quello dell'anno prima, che sia la Virtus e la stessa Frattese, voglio dire, i risultati non è difficile che non arrivano, ma a prescindere se si vince o meno, ma bella figura alla fine si fa. Senti Cristoforo, spendiamo due parole per un tuo conterraneo, per questo Liquidato che sta portando così in alto allenatore, che insomma settimana scorsa abbiamo presentato una scheda su di lui, ha vinto un po' dovunque, risultati importanti dovunque, in piazze più o meno blasonate, più o meno accreditate. Sì, lui portò il Fondi addirittura in C2 dall'eccellenza, adesso sta facendo un grandissimo campionato. Io sono stato a vederli in ritiro quando sono stati a Nusco, sì. E onestamente lavoravano tanto e si vedeva che potevano fare un buon campionato. Non mi sarei aspettato un campionato di vertice come stanno facendo, sinceramente, però hanno dei giocatori che secondo me hanno grandissime qualità, perché in mezzo al campo c'hanno il capitano Claudio Costanzo, che è un Frattese doc, per cui ci mette proprio l'anima in campo al di là di quelle che sono le qualità tecniche. Hanno Alessandro Varchetta dietro, che io ho avuto ad Avellino nel settore giovanile con la Primavera, che è un signor giocatore che non ha fatto, anche lui un po' il discorso di Evaco, la carriera che avrebbe meritato. Davanti c'hanno il trio che è uno dei migliori delle categorie, con Longo, Celiento, hanno Marotta, veramente stanno facendo cose importanti, interessanti. E Celiento tra l'altro era il settore giovanile del Giuliano quando io stavo là in C2, e quindi una bella squadra costruita bene, molto equilibrata, che gioca un bel calcio, guidata bene comunque da Liquidato, perché non si ottengono mai risultati se non c'è un'organizzazione. Va bene, ci andiamo a vedere, grazie sempre a Sport Event, i tre gol della Versa Normanna rifilati al Due Torri. Questi gol di Aversa Due Torri, durante il filmato Cristoforo evidenziava come adesso la Frattese abbia preso anche l'ex Benevento Di Nardo, quindi un'altra freccia nell'arco di Liquidato per puntare a vincere il campionato. Senti Fabio, per il resto la regia adesso ci rimanda un attimo la classifica, analizziamo anche il turno delle altre campane, pardon, non la classifica, i risultati. Analizziamo il turno anche delle altre campane, abbiamo detto del buon pari a Cava dell'Agropoli che dicevi è in risalita, il Gelbison ha strappato un buon pareggio allo Squitieri a Sarno, la Versa è lì insomma che sta giocando un campionato straordinario, assolutamente più che dignitoso, buon pareggio anche del Gragnano a Marsala, che dici? Sono dei risultati comunque positivi, fatta eccezione per questo, ecco, derby, quindi per questo pareggio casalingo della Sarnese che sta vivendo un momento di piccola flessione. Forse stanno cominciando a conoscere la squadra di Esposito e quindi sta facendo un po' più di difficoltà. Però fa piacere per la Gelbison che continua a risalire, sì, a piccoli passi,
E c'è un allenatore, come ha detto il mister, sul quale è cominciata una campagna mediatica di esonero immediato, che è Pirozzi. Però la società fortunatamente insomma cerca di non sentire quelle che sono le volontà della stampa e della piazza, e i risultati stanno arrivando. Il Gragnano sta portando avanti il suo campionato, fa ottimi risultati specialmente tra le mura amiche. La bella sorpresa è l'Aversa, che sarebbe quarta senza la penalità, e credo che tra tutte queste forze, tra tutte le campane che possono stare a ridosso della zona playoff, è quella che ha le qualità maggiori per riuscire a rimanere in quella posizione, fermo restando che la lotta è veramente accesa, aperta a Bibonese, Sarnese, Leonfortese, il Due Torri, che da quando è stato festeggiato per essere la squadra che prende meno gol in Italia ha cominciato a prenderne tantissimi, quindi diciamo che possiamo anche depennarla da questa lista, stando ai risultati. Senti Cristoforo, 2-0-0 consecutivi per la Sarnese a Noto, e questo con la Gelbison, è possibile che sia subentrato anche un rilassamento per una classifica che appaga anche per i tanti complimenti arrivati? Sappiamo che in Serie D i playoff contano poco e niente, è possibile anche che sia successo questo a Sarno? È una squadra molto giovane, quindi ci sta che possa steccare qualche partita, però è una squadra molto organizzata, più volte qua abbiamo elogiato il tecnico, sì. Gianluca Esposito, tra l'altro l'altra volta eravamo ospiti insieme, sì. Stanno facendo un lavoro enorme, società, tecnico, stanno lanciando tantissimi giovani, tra l'altro tre loro ragazzi sono saliti pure a Udine una ventina di giorni fa per la primavera, quindi stanno mettendo in mostra anche delle buone individualità oltre a un'organizzazione di gioco. Ti ripeto, è un discorso, prima si parlava con Taurino, si parlava molto della programmazione. Purtroppo nei campionati dilettantistici e negli ultimi anni, soprattutto in Campania, c'è poca programmazione e molta approssimazione, e questo fa sì che poi i risultati non arrivino. Dove invece c'è programmazione, i risultati vengono di conseguenza. Vediamo adesso sì un attimo la classifica per capire anche le probabilità delle campane invischiate un po' in basso. Chiedo a Salvatore, secondo te la Gelbison, che in risalita, riuscirà ad evitare anche i play-out? Perché la vedo lì a due punti soltanto dall'Agropoli, che in questo momento sarebbe salva anche dalla lotteria dei play-out. E lo stesso discorso per l'Agropoli stesso. Vedo anche un buon margine rispetto alle ultime due, per cui potremmo avere tutte le campane salve, che dici? Io credo di sì, la classifica la vedo molto corta, poi comunque, come hai detto tu, la Gelbison è, cioè, in netta ripresa, e quindi si incomincia a vedere anche la mano di Pirozzi, che è un ottimo allenatore. L'Agropoli con Santosusso lo stesso, quindi credo che non vecchia Volpe, ecco qua. Credo che grossi problemi non dovrebbero esserci. Senti Fabio, hanno attinto un po' al mercato degli svincolati i club in quest'ultima settimana, ho ricordato il movimento di Di Nardo, forse il più importante. Sì, il più importante alla fine è questo, un Di Nardo che va a rimpinguare un parco attaccanti della Frattese che è già importante, e va ricordato che il pareggio della Frattese è stato ottenuto senza lungo, mancava un pezzo, sì, del tridente che era squalificato. Segno evidente che liquidato, almeno la mentalità di liquidato è quella di provare a fare un gol più dell'avversario in ogni circostanza. Per il resto insomma non ci sono movimenti, non c'è chissà che, questi sono, è un girone in cui in questo momento si sta badando anche a guardare alle guide tecniche più che ai giocatori, insomma le società stanno cominciando a prendere di mira gli allenatori, stanno cominciando a guardare. Perché chi altro è finito nel mirino? No, in questo momento ci sono, diciamo, al di là di Pirozzi che abbiamo detto prima, ma per quanto riguarda Pirozzi è un attacco che è continuo. Ogni settimana c'è una richiesta della, tra virgolette, testa di Pirozzi in un momento in cui la squadra gira. Poi vai a guardare, ecco, anche l'allenatore del Due Torri sta vivendo un momento abbastanza complicato. Santosossi invece riesce a resistere nonostante tutto. Però diciamo che solitamente le squadre che hanno più difficoltà in questo momento sono quelle i cui allenatori sono entrati nell'occhio del ciclone. Va bene, allora vediamo la top 11 di questa settimana, perché abbiamo parlato di Pirozzi, ma un altro allenatore che sta facendo bene è Mirto della Leonfortese. Mi sembra che Pirozzi lo premiamo settimana scorsa nella top 11.
Questa volta invece una scelta sicula, l'allenatore della Leonfortese Mirto, poi vediamo questo 4-3-3 con Salineri del Gragnano tra i pali, Castro Leonfortese, Cardinale Agropoli, Guastamacchia, Versa Normanna e Gargiulo del Gragnano in difesa, Giordano Siracusa, Costanzo Frattese e Melis dell'Agropoli a centrocampo, Golia Vigor Lamezia, Foggia Gragnano e Lococo Leonfortese davanti, premiato Costanzo mister a cui facevi riferimento prima della Frattese. Sì, ma Costanzo è un giocatore veramente importante, come per tanti altri purtroppo non ha avuto la carriera che meritava, ha giocato tanto in Serie C, però è un 85, poteva starci tranquillamente ancora in Lega Pro, perché onestamente, consentimi il termine, ci sono dei tumori inguardabili, onestamente tenere Costanzo in Serie D è un sacrilegio. La coppia di centrali Guastamacchia Cardinale, un tuo giudizio anche? Cardinale non lo scopro io, ha giocato in Serie B, ha giocato in categorie importanti, è stata una delle promesse del calcio italiano, sì, quando era ragazzo con le giovanili della Salernitana, quindi è un giocatore che sicuramente fa la differenza con la sua esperienza, magari non è più di primo pelo, sì, però è un giocatore che in questa categoria, con il livello che c'è attualmente in Serie D, è un lusso. Guastamacchia invece è un giovane della Versa? Guastamacchia sì, è un giovane, è un altro giovane della Versa, prima si faceva riferimento alla Sarnese, la Versa è un'altra squadra giovanissima guidata benissimo da Chianese, che è un tecnico emergente, ed è un'altra società che ha programmato, dopo essere arrivata l'anno scorso in finale del campionato Berretti persa contro il Novara, quest'anno è partita con praticamente la stessa squadra e con lo stesso tecnico, con un grande direttore sportivo che è Orabona, che ho avuto modo di frequentare a Coverciano, e onestamente stanno facendo grossi risultati. Va bene, vediamo anche i marcatori allora del girone I. In testa c'è De Rosa, che ha segnato anche questa settimana, a cui abbiamo dedicato la scheda settimana scorsa. Claudio De Rosa, un vero leader nello spogliatoio metelliano, non è bastato il suo gol per salvare la panchina di Longo. A 13 condivide la leadership con Foggia del Gragnano, a 12 c'è Catania del Siracusa che ha perso un po' il passo, a 11 c'è Liento e Longo, la coppia della Frattese, via via tutti gli altri. Bel campionato sta facendo anche Cortese della Leonfortese, e poi c'è questo Gallon del Marsala che era partito fortissimo, addirittura agli occhi della Serie B su di lui, Fabio. Ha un po' rallentato ultimamente. Ora forse gli occhi sono stati un po' troppo oppressivi nei suoi confronti, oppure come dice Salvatore Di Maio, saranno stati maligni gli occhi, e il giocatore diciamo che ha un attimo rallentato. Resta un atleta di sicura qualità. Evidentemente questa conferma quella che è la mia idea scendendo di categoria. Giocare nelle categorie di Serie D, dove di calcio se ne vede meno rispetto alle categorie superiori, per alcuni giocatori comporta delle difficoltà. Forse da Crocetti, che negli anni passati ha sempre segnato tanti gol, ci si aspettava qualcosa in più, 8 gol soltanto a Siracusa quest'anno. Sì, sono 8 gol a Siracusa, però a Siracusa, se andiamo a vedere, ci sono un bel po' di giocatori che sono messi insieme, fanno un bottino di gol di un certo rilievo, e quindi diciamo equamente riescono a distribuirsi bene. Va bene, il prossimo turno anche del girone I con la grafica, lo vediamo insieme. La 24esima giornata, anche qui si gioca domenica 31 gennaio. Noto Leonfortese, Gelbison Roccella, Due Torri Sarnese. Ultimo treno in questo scontro diretto, forse per puntare ancora ad una posizione playoff. Scordia Marsala, Palmese Rende, Agropoli Vigor Lamezia, la possibilità per l'Agropoli di allungare su una delle ultime due. Gragnano Siracusa, trasferta non facile. Il Gragnano ha un campo che è praticamente un fortino, quindi trasferta non facile per i siculi. Reggio Calabria Cavese comincia subito con un match difficilissimo, Papagni al Granillo, e Frattese Vibonese, occhio perché la Vibonese è squadra che ha alternato risultati così così a prestazioni importanti e a risultati sorprendenti. Riposa proprio la Versa Normanna, Cristoforo, Gragnano Siracusa e Frattese Vibonese, le due partite più interessanti, anche se insomma anche la Cavese ha un banco di prova non facile. Sì, io sono curioso di vedere come uscirà il Siracusa dal campo di Gragnano, perché il Gragnano in casa ha messo in difficoltà tutti, e quindi per il Siracusa potrebbe essere forse un'ultima chance addirittura, perché se dovesse perdere e la Frattese dovesse fare risultato, il distacco diventerebbe importante. Salvatore, anche qui ti chiedo che partita insomma ti affascina di più? Guarda, allacciandoci al discorso di prima, io vedo Gelbison e
e Agropoli che hanno un'opportunità molto importante proprio per risalire questa classifica, insomma. È vero, doppia opportunità anche la Gelbison con il Roccella, chiede punti importanti per la salvezza, Fabio. Sì, indubbiamente sono due turni, sono due partite in questo turno fondamentali per le due squadre che sono in lotta per la salvezza. E questa, se mi permette, l'occasione giusta per la Frattese, considerati gli incroci. Però io devo, una considerazione la devo fare, poi non so se gli ospiti sono d'accordo con me. Quanto è brutto il girone in cui c'è una squadra che riposa. È qualcosa di credo che sia difficile da accettare. Insomma, è sono un girone che si definisce solo alla fine, ci sono calcoli da fare, è veramente brutto. La curiosità, insomma, vedere un po' anche Papagni come parte, perché Reggio Calabria, è vero, ha 10 punti dalla prima adesso. Io prima ho parlato di ultimo treno, forse questo potrebbe essere l'ultimissimo. E questo è l'ultimissimo treno. C'è da valutare se, come funziona sempre nel mondo del calcio, il nuovo allenatore arriva e comincia con una vittoria, oppure se varranno le motivazioni di un Reggio Calabria che è veramente chiamato all'ultimo treno, perché potrebbe comunque accorciare su una seconda piazza per dei playoff che, come abbiamo sempre detto, non hanno una grossa utilità. Sì. Però giocarli da secondi in classifica o giocarli da terzo ha comunque dei vantaggi. E poi ricordiamoci sempre che c'è questa possibilità di poter avere la Lega Pro a 60 squadre e questo potrebbe fare aiutare le formazioni che vincono i playoff in eventuali ripescaggi. Soprattutto una città importante. Con il bacino d'utenza importante, è chiaro, come Reggio Calabria. Va bene, tutto anche per il girone I, un po' di pubblicità, poi parliamo dell'eccellenza, della grande cavalcata sempre più inarrestabile dell'Ercolanium nel girone A, parliamo anche un po' del San Tommaso, del nostro Salvatore Di Maio. Tra l'altro ci devi un po' svelare qualche tuo aneddoto su questo vizietto del beach soccer, dove fai benissimo, so. Sì, è un altro sport, però è piacevole farlo nel periodo estivo, insomma. A tra poco. Eccoci, ultima parte di Dilettanti in Rete, parliamo dell'eccellenza, cominciando dal girone A. Vediamo i risultati di giornata, la 18ª, Sibilla Soccer Casal Nuovo 2-1, Arzanese Real Forio 1-4, Gladiator Sessana Aurunci 1-0, Plonti Pro Savoia Casa Giove 2-1, tornata la vittoria il Savoia, Caivanese Isola di Procida 3-1, la Caivanese è l'unica che, insomma, 10 punti, insomma, sono tanti, prova a tenere il passo dell'Ercolanium. Portici cade malamente in casa 4-1 dal San Giorgio, 1-1 tra Mondragone e Stasia Soccer. Gioca a tennis l'Ercolanium contro la Virtus Volle, è finita 6-1. Andiamo a vedere la classifica che parla sempre più ercolanese, 48, 10 di le lunghezze sulla Caivanese. Portici 34, Plonti Pro Savoia che prova a risalire 31, Sessana Aurunci 30, San Giorgio 29, Isola di Procida 25, Real Forio 24, con il Mondragone 23, Casalnuovo 22, Sibilla Soccer 21, Gladiator 20, Virtus Volla 16, Casa Giove 11, Stasia Soccer sempre più ultima, l'Arzanese a 2. Qui c'è poco da dire, Cristoforo, se non che l'Ercolanese di Squillante, insomma, ha vinto il campionato, inutile insomma girarci intorno, no? Sì, secondo me si potrebbe ritirare anche domenica, perché gli altri non li fanno i 10 punti di stacco che hanno da loro. Scherzi a parte, stanno stravincendo, hanno meritato ampiamente. Fa specie la debacle casalinga del Portici, che evidentemente ha mollato. Non riesco a capirne le problematiche, anche se un'idea me la posso fare, perché evidentemente, avendo perso di vista quello che poteva essere l'obiettivo di poter agganciare l'Ercolanese, probabilmente a livello societario non hanno avuto la forza di reggere e quindi i giocatori si sono tirati un pochino fuori. Senti Salvatore, tu sei nel girone B, per quanto riguarda questo girone A, lo dicevamo anche prima tra di noi, al di là dell'Ercolanese, poca roba, un campionato piuttosto modesto, basta vedere i fallimenti di Savoia e della stessa Sessana Aurunci, che in avvio insomma era molto accreditata. Ma il Savoia è stato il vero fallimento di questo girone. Il resto, comunque, ci sono squadre che stanno facendo, cioè, una bella rincorsa. Vedi la stessa Caivanese, lo stesso San Giorgio. Il Portici ha mollato un po', forse proprio perché, come diceva Cristoforo, ha perso l'obiettivo Ercolanum, insomma.
Fabio? Sì, guardando bene la classifica, forse c'è una differenza rispetto all'altro giorno. Con tutta probabilità potremmo forse saltare qualche turno di playoff, ma qualcosina potrebbe accadere. Sì. Il Portici, io aggiungo semplicemente che l'uscita fuori in semifinale di Coppa Italia sì. contro la Sessana credo che sia stata la mazzata. È stata una partita veramente strana perché il Portici era riuscito a chiudere sul 2-0 e ha preso il gol che ha riaperto i giochi al 94esimo con Grezio. Stesso discorso nella partita di ritorno, la Sessana riesce a trovare il 2-1 sempre con Grezio nel recupero e perde i calci di rigore il Portici. E quindi credo che da quel momento in poi loro abbiano abbandonato quella che è l'idea di poter raggiungere il primato, si sono un po' afflosciati, è stata una brutta botta. Ricordiamo qual è la finale di Coppa Italia? Finale di Coppa Italia è, direi con un sorriso purtroppo per la Sessana, e Sessana Città di Nocera, insomma, che è una partita... con tutte le qualità che ha la formazione Aurunca, ma il Cittadino Cera credo che sia una formazione già costruita per una Serie D. Però parliamo sempre di una finale, quindi gara secca, si giocherà ad Avellino, la data deve essere ancora stabilita, ma non dovrebbe essere più in là di un mesetto e qualcosa. E questa è la partita che poi darà inizio ad un nuovo campionato. La vittoria della Coppa Italia, in questo caso, per le sole formazioni di eccellenza, porta direttamente in Serie alla promozione. In rapida successione ci andiamo a vedere, grazie a Sport Event, i gol di Gladiator Sessana, Ercolanium Volla, Portici San Giorgio e Savoia Hermes Casagiove. Abbiamo aperto con l'Ercolanium, abbiamo chiuso con il Savoia che sta vivendo una situazione surreale, paradossale, la squadra non gioca più e non si allena neanche più, mi sembra, a Torre Annunziata, tutti trasferiti, tutti emigrati a Cercola, è cambiata anche la maglia da gioco, Fabio. Se non ho visto male, se i colori non mentono, dovrebbe essere un granata e blu con il logo del...
del Ponticelli, e il presidente Todisco l'aveva promesso, quindi aveva chiesto alla squadra di spostarsi a Cercola, aveva minacciato di portare anche la squadra a giocare a Cercola, e questa è una decisione che poi ha portato 4 senatori la settimana scorsa a salutare per una questione di rispetto nei confronti dei tifosi. Indubbiamente faccio anche difficoltà a chiamarla Savoia a questo punto. L'unico dato positivo di questa giornata è che Sosa è riuscito a portare a casa un successo che comunque mantiene questa formazione almeno in lotta per i play-off. La situazione resta quello che è, insomma, è abbastanza complicata, è abbastanza difficile, quindi bisogna vedere un po' come finiranno. Cristoforo, anche a te chiedo una valutazione su questo campionato del Savoia e su tutta questa situazione che si è venuta a creare a Torre Annunziata. Dall'inizio, nonostante avessero fatto una squadra importante, hanno preso Teo Grimaldi come allenatore, c'era un vociferare che insomma la situazione non fosse rosea a livello societario. Col tempo si è avuta dimostrazione che le chiacchiere fossero notizie fondate, e ovviamente poi tutto si ripercuote su quello che è l'andamento in campionato. Io a tal proposito, come ti dicevo prima fuori onda, penso che sia arrivato il momento nel campionato di eccellenza di prendere una decisione da parte proprio dei vertici federali di stabilire se è un campionato dilettantistico puro, dove praticamente giocatori tecnici devono partecipare per divertimento, oppure cercare di dare un minimo di tutela a livello contrattuale per far sì che le società ottemperino a quelle che sono le promesse che fanno praticamente all'inizio del campionato. Giusto. Allora proiettiamoci al girone B, vediamo subito i risultati di giornata, la 18ª anche qui. Sorrento Calcio Città di Nocera 0-4, Valdiano e Bolitana 0-0, Sant'Antonio Abate Football Club Sorrento 0-3, dunque vincono in scioltezza le prime due come ormai ci hanno abituato. Castel San Giorgio Massa Lubrense 2-1, sconfitta interna del San Tommaso nel derby Irpino Sannita contro il Montesarchio 1-2, Faiano Palmese 1-0, Mariglianese San Vito Positano 2-2 e 2-1 della US Scafatese nel derby con l'altra squadra di Scafati, la Scafatese Calcio, 1-2. Vediamo la classifica, se la giocano sempre qui in due, Football Club Sorrento e Città di Nocera, divisa sempre da 2 punti, 48-46, le Boletana 38, San Vito Positano 35, US Scafatese 30, Montesarchio 29, Faiano e Palmese 26, Mariglianese 25, Scafatese Calcio 20, San Tommaso 19, Sant'Antonio Abate e Valdiano 17, Castel San Giorgio 15, Massa Lubrense 10, Sorrento Calcio 2. Allora, Salvatore, questa sconfitta, un passo falso un po' inatteso al Roca, avevate fatto del vostro stadio il vostro fortino, come è maturato questo 2-1 del Montesarchio? Diciamo che siamo il cammino, il calendario sta ripetendo l'andata, diciamo così, però non è che stiamo demeritando sicuramente, più una questione di risultato sinceramente, perché a parte che noi comunque attuiamo la società ha una politica di giovani, come voi ben sapete giochiamo con 7-6 under a domenica, anche se sono comunque giovani importanti, però l'obiettivo nostro sappiamo che è difficile. Ce la fate a salvarvi? Sicuramente. Anche sicuramente. Non passando dai play-out? Sì, sicuramente, siamo convinti di questo, come tutti insomma, a partire dalla società, al mister, a tutti insomma. Fabio, il Montesarchio, non avrebbe neanche potuto dirti il contrario, altrimenti finiva fuori rosa, no, insomma. No, a prescindere da questo, si scherza, però siamo consapevoli veramente. Senti, tu non hai vissuto personalmente la passata stagione. San Tommaso l'anno scorso fu un po' la grande rivelazione del campionato d'eccellenza, sempre sotto la guida di mister Silvestro. Quest'anno cos'è successo? Forse gli avversari hanno imparato a conoscervi? Ma o di più? Forse può essere anche questo, però ogni anno c'è la storia a sé. Sì, è una storia a sé. Considera che comunque il giorno d'andata l'abbiamo chiuso quasi con gli stessi punti alla fine e con una partita in meno. Quindi si è ripetuto un po' quello dell'anno scorso per quanto riguarda la classifica. Ti ripeto, attraversiamo l'inizio. Siete anche un po' sfortunati, insomma. Mi sembra di capire. Molto, i risultati. Fabio, invece tu spesso segui le sorti del Montesarchio, un Montesarchio in ripresa dopo qualche settimana un po' opaca, un po' oscura. Sì,
un risultato che ci voleva, specie dopo la sconfitta casalinga contro la Mariglianese. La partita contro il Sorrento Calcio alla fine lascia un po' il tempo che trova. Questa è stata la reazione d'orgoglio dopo che il presidente aveva bacchettato la squadra per quanto riguarda la sconfitta della settimana precedente. Hanno trovato il San Tommaso che ecco, sta rivivendo la parte iniziale dello scorso girone. Però tornando al Montesarchio, io ti posso solo dire che per quanto riguarda la squadra caudina, che ha smobilitato un po' rispetto alla prima parte della stagione, suo obiettivo a questo punto, non potendo più o non volendo lottare più per le posizioni che contano, è quella di assestarsi nella parte, ecco, subito a ridosso delle posizioni playoff che abbiamo detto più di una volta. Forse non si faranno. Credo non si faranno assolutamente, però almeno cominciare a gettare le basi per quanto riguarda per quella che è la prossima stagione. Quindi può andare anche bene così. Una smobilitazione come mai? Dovuta anche un po' a quello che diceva prima Cristoforo? La smobilitazione è, ecco, a carattere generale, io non so i motivi precisi che hanno portato a questo, però credo che nella logica di una società vedere che ci sono due corazzate, come forse il mister mi può essere anche più di aiuto, ma vedere che ci sono due società come Sorrento e Città di Nocera che hanno ammazzato campionato e playoff. A questo punto non conviene, economicamente parlando, mantenere giocatori che hanno dei rimborsi spesa molto molto alti. Quindi si prendono questi giocatori, gli si dà l'opportunità di continuare a lottare per altre cose in altre piazze e si comincia a coltivare quello che è l'orticello in vista della prossima stagione. Potrebbe essere questa una chiave di lettura, potrebbe essere questo il modo per avvicinarmi poi a quello che ha detto il mister. Evidentemente capiteranno partite in cui ci saranno meno motivazioni, perché la classifica che ti fa stare tranquillo, perché non hai problemi, e questo potrebbe falsare i campionati in generale. Sì, probabilmente il campionato verrà falsato, però il campionato se lo giocano quelle due lì davanti. Cristoforo, come finirà? Guarda, sono due grandi squadre, due squadre che sicuramente potrebbero far bene addirittura in Serie D. Giocatori d'esperienza, forti tecnicamente, allenatori validi. Penso che nonostante il vantaggio di due punti, il Sorrento in questo momento sia un pochino sfavorito, perché deve andare a giocare il ritorno a Nocera. Okay. E andare a giocare a Nocera con una piazza che sicuramente darà l'anima per vincere il campionato sarà difficile. Anche se poi c'è da dire che il Nocera, il Città di Nocera, giocherà anche la finale di Coppa Italia con la Sessana, quindi c'ha l'altra ancora di salvataggio, sì, che vincendo la Coppa Italia regionale poi partecipa a quella nazionale e la vincitrice della nazionale comunque accede in Serie D. Avrebbe anche i playoff sì, con quelli nazionali, quindi insomma sono tre porte aperte per il Nocera da mantenere vive. Tra l'altro in questo girone c'è il San Vito Positano, dopo domani giovedì mi sembra c'è questa amichevole con il Napoli, perché sapete, no, del grande polverone che si è scatenato dopo la polemica Mancini-Sarri. Il Napoli ha deciso di fare un'amichevole distensiva che vada nel senso di aprirsi e aprire alle visioni diciamo degli eterosessuali, e quindi c'è questa amichevole fortemente sponsorizzata dall'Arcigay proprio tra Napoli e San Vito Positano, perché sappiamo che il presidente del San Vito Positano, Cecchi Paone, il primo tesserato mi sembra della federazione ad aver esplicitamente dichiarato la propria omosessualità, no Fabio? Eh sì, è una bella iniziativa, sperando di mettere, ecco, la parola fine a qualcosa che è andato ben oltre il calcio giocato. Poi dipende dai punti di vista, non volendo entrare poi nel calcio importante, noi siamo sempre legati alla nostra Serie D e alla nostra eccellenza, però ci sono visioni di persone che badano al fatto che i fatti di campo vadano chiusi nel campo, sì, altre che invece comunque tendono ad esternare cose che vanno al di là della normalità. Un amichevole che penso possa chiudere la discussione in maniera definitiva. Allora, prima di chiudere, una battuta con Cristoforo sul progetto Udinese Academy ed una con Salvatore su questo suo pallino del beach soccer. Vediamo i due prossimi turni per quanto riguarda il girone A e il girone B. Cominciamo dal girone A. E allora, la 19esima, Isola di Procida Ercolanium, Hermes Casagiove Arzanese, Stasia Soccer Gladiator, Virtus Volla Mondragone, San Giorgio Caivanese, Casaluovo Plonti Pro Savoia, Real Forio Portici, Sessana Urunci Sibilla. Sarà un'altra tappa, insomma, verso questa cavalcata trionfale dell'Ercolanium, che non credo possa avere grandi difficoltà a Procida. Vediamo anche il girone B. Ebolitana Castel San Giorgio, Città di Nocera Mariglianese, San Vito Positano San Tommaso, Massa Lumbrense Sant'Antonio Abate, Montesarchio Scafatese Calcio,
Palmese Sorrento, Football Club Sorrento, Faiano, EOS Scafatese, Valdiano, Salvatore, mi viene da dire, dal Napoli al San Tommaso passerà il San Vito Positano. Guarda, vince domani, se domani o giovedì. Giovedì. Vince giovedì e perde domenica. Ci sta bene tutto. No, in 30 secondi presentami un po' il match. San Vito Positano, grande realtà, abbiamo parlato a lungo di questa striscia ininterrotta di risultati positivi, ma comunque un campionato, mi sembra sia quarto, sì, straordinario. Si sta facendo rispettare. Ecco qua, ritorniamo al discorso che diceva prima il mister. Questa è una squadra che viene dal campionato vinto l'anno scorso, mi sa, i playoff. Quindi ha tenuto con sé tutto il gruppo, inserendo pochissimi giocatori, e sta facendo bene. Però noi andremo lì per cercare comunque di muovere la nostra classifica. Allora io ti faccio vedere due fotografie, Salvatore. Innanzitutto vediamo se abbiamo pescato bene. Questo sei tu? Sì. Sei tu con la maglia della San Benedettese Beach Soccer. Hai raggiunto straordinari risultati, sei stato anche il nazionale di Beach Soccer. Sì, ho fatto con il Napoli, ho vinto lo scudetto, con la San Benedettese ho vinto lo scudetto e Supercoppa, e poi mi sono tolto un po' di soddisfazione anche con la nazionale italiana. Caspita, quella fotografia è datata quando? L'anno scorso. Due anni fa. La rivediamo. La rivediamo, Michele dalla regia, eccola qui. E ben in evidenza c'è il cerchio del tricolore lì, no? Con la, sì, San Benedettese. Sì. E vediamo anche l'altra fotografia. Questa? Questa è la Supercoppa. La Supercoppa. Vinta sempre con la San Benedettese. Sempre due anni fa. Lo stesso anno, sì. Ah, ok, non abbiamo trovato foto con la maglia della nazionale, però insomma, quante presenze c'hai lì? Un bel po', sono vice campione d'Europa. Caspita. Quindi, no, mi sono tolto un po' di soddisfazione anche lì. La doppia vita di Salvatore Di Maio. Ma ce ne sono anche, Salvatore, ti può dire, c'è anche Pasquale Carotenuto, sì, che sì, è un giocatore anche di Beach Soccer. Importante, insomma, molto importante. Quindi in estate questi giocatori non si vogliono riposare, vanno sulle... Ci ritroviamo. Con risultati mi sembra anche più importanti e più lusinghieri di quelli forse invernali, no, Salvatore? No, invernali, ma per quanto mi riguarda, no, sinceramente. No. Senti, come nasce questa passione del beach soccer? Come mai? Così, l'idea fu di Diego Maradona, il figlio del grande Diego. Sì. E facemmo la squadra con il Napoli, il primo anno vincemmo subito lo scudetto, e da lì poi è nata tutto il seguito. Va bene, complimenti. Cristoforo, invece, come va avanti in campagna il progetto dell'Udinese Academy? Ma fortunatamente molto bene, stiamo aumentando il numero delle società affiliate. Adesso, la settimana scorsa, sono saliti dei 2001 a Udine, che sono... Tra cui quelli della Sarnese, mi dicevi anche. Sì, sì, quelli però è un altro tipo di canale. Raggruppamento di età, esatto. La prima squadra e la primavera sono proprio un altro canale, sì, rispetto, okay, al nostro. Noi ci fermiamo praticamente agli allievi nazionali, quindi ai 99. Okay. Per cui in questo momento stiamo monitorando particolarmente i 2001-2002, perché bisogna integrare la squadra dei giovanissimi nazionali, che quest'anno sono 2001 ad Udine, e preparare quella dell'anno prossimo con i 2002. Quindi stiamo attenzionando queste fasce d'età. E settimana scorsa sono saliti 3 ragazzi della scuola calcio Mazzeo, sono saliti ad Udine, sono piaciuti molto, probabilmente chiuderanno anche l'acquisizione di questi ragazzi per la squadra giovanissima. Speriamo, perché sono 3 ragazzi di grande valore, soprattutto ragazzi per bene che hanno voglia di diventare calciatori. Va bene, abbiamo finito. Grazie allo studio, grazie a Fabio Tarallo. Grazie a te, ci rivediamo alla prossima. Grazie a Salvatore Di Maio, in bocca al lupo per San Tommaso, Beach Soccer, per tutto. Crepi, grazie a te, grazie a tutti. E grazie a mister Cristoforo Barbato, in bocca al lupo anche a te per tutto. Crepi, grazie a voi sempre per l'invito. In regia grazie a Michele Urciuolo, al coordinamento tecnico Giuseppe Andrita, scusate, è tutto per stasera. Buonanotte, arrivederci.